Oggi la mia giornata inizia così, con le nespole. Ho un bellissimo albero di nespole e lo scorso anno ho preparato il nespolino. Se c'è qualcuno che vuole la ricetta, chieda pure. Quest'anno invece ho pensato di preparare un dolce un po' insolito. Andrò a preparare un tiramisù alle nespole senza uova. Ho utilizzato una teglia 18x30 circa e poi ho utilizzato una decorazione che molti di voi che hanno seguito precedentemente le mie dirette capiranno di cosa si tratta. Motivo per cui vi dico sempre di, oltre di iscrivervi sul mio canale YouTube, di lasciare il like sulla mia pagina Facebook Cuciniamo con Maria Pia, perché lì io farò le dirette con tante ricettine semplici e anche delle idee molto carine, come in questo caso la decorazione che utilizzerò per questo tiramisù con le nespole. Ma adesso andiamo a vedere gli ingredienti, il procedimento, per poi arrivare al risultato finale e quindi all'assaggio. Iniziamo! Allora, per prima cosa dobbiamo iniziare a tagliare a pezzettine le nostre nespole. Bilancia pronta, dovranno essere 400 grammi, quindi man mano le peso. Diciamo che fra tutto il procedimento questo è quello più impegnativo. Perfetto. Ok, adesso vado a mettere le nespole all'interno di una pentola e vado ad aggiungere 150 grammi di zucchero e andiamo a metterla sul fuoco. Andiamo ad aggiungere anche 500 ml di acqua e lasciamo cuocere finché non si verrà a creare il nostro sciroppo. Allora, lo sciroppo sta bollendo, lo lasciamo bollire per circa 10 minuti e poi lo facciamo raffreddare un poco. Allora, lo sciroppo è pronto, andiamo ad aggiungere il succo di una bella arancia, sono circa 200 ml. E andiamo a frullare. Allora, volendo potete anche frullare con il frullatore. Ok. Attendiamo un poco per far scomparire la schiuma e nel frattempo in una ciotola ho messo 250 g di mascarpone e aggiungerò 100 g di zucchero. Come vi ho annunciato poco fa, non utilizzerò le uova. Andiamo ad amalgamare tutto. Perfetto, allora la nostra crema mascarpone è pronta, adesso dobbiamo andare a montare la panna. Allora, per montare la panna io utilizzerò il Bimby,
ma voi potete utilizzare le fruste elettriche e la planetaria, ovviamente con il gancio adatto per montare, oppure anche una semplice frusta a mano. Utilizzerò anche una panna vegetale, ma anche la panna fresca, quella che più vi piace ovviamente. 500 ml di panna con la farfalla e mi raccomando, il bimby deve essere perfettamente pulito, ma soprattutto asciuttissimo. Questo è il segreto per la riuscita della montatura della panna. E andiamo a montare per 1 minuto e 40 secondi. Velocità 4. Adesso continuiamo. Allora, vado ad aggiungere la panna al nostro mascarpone. Ne terrò un po' da parte perché poi dopo mi servirà per la decorazione. E vado a mescolare tutto. Perfetto, ci siamo. Adesso dobbiamo iniziare ad assemblare il nostro tiramisù alle nespole, cominciando a inzuppare i savoiardi dentro lo sciroppo. Quando fate questo procedimento, i savoiardi e la parte, diciamo, con lo zucchero, la parte glassata, dopo che inzuppate, dovete metterla esternamente, quindi sopra. Ora, per gusto mio personale, aggiungerò un po' di bagna per pasticceria. Ho sciolto 2 cucchiai colmi di rum con 50 ml di acqua. Ora vi faccio vedere quale bottiglietta ho utilizzato. Questo, diciamo, è per gusto personale. Ovviamente poi potete anche mettere la Kermes, maraschino, potete anche non mettere nulla, va bene lo stesso. Il rum che ho usato è questo. Ok? Vado ad aggiungere anche un po' di sciroppo. La panna con mascarpone. Ora andiamo a continuare con l'altro strato. Innanzitutto aggiungo un altro poco di sciroppo. Cerco di prendere la parte più cremosa, ecco. Vabbè, che comunque qualche pezzettone è rimasto, ma va bene comunque, anzi. Ok, continuiamo. Parte glassata sopra. Allora, per lo sciroppo, volendo, potete anche farne la metà, quindi ne ho fatto io 400 grammi di nespole, potete farne anche 200. Ovviamente dipende dalla grandezza della vostra teglia. Io ne ho preso una più piccolina e in effetti lo sciroppo mi è avanzato. Per lo sciroppo dovete regolarvi voi.
Quindi se fate una teglia grande va bene le dosi che vi ho dato. Quindi se invece ne fate una più piccola, come ho fatto io, dimezzate le dosi. Anche in questo caso andrò a mettere il rum sciolto in acqua. Adesso è arrivato il momento della guarnizione o della decorazione. La panna che avevo messo da parte l'ho inserita in una sacca poche con un beccuccio a stella, beccuccio grande. All'interno della sacca poche, insieme alla panna, ho aggiunto, non so se riuscite a vedere, spero di sì, qualche gocciolina di colorante arancione. Dovrebbe essere arancione, c'era scritto arancione. Allora, iniziamo a fare qualche ciuffettino. Ora, prima di continuare con altri ciuffetti di panna, vi faccio vedere una cosa che chi ha seguito le mie dirette conoscerà. Ecco qua, lo ricordate questo stampo? Sempre lui, il mio solo figlio unico. E come potete ben vedere, con questo stampo io ho realizzato la sferificazione delle nespole. Guardate, adesso io, guardate, non so se riuscite a vedere bene, mi auguro di sì. Le nespole che vado a mettere come decorazione, un po' qua e un po' là. Come vi dicevo nella diretta, con questa tecnica noi possiamo fare la sferificazione e decorare qualsiasi cosa a noi piaccia. In questo caso io sto decorando il tiramisù. E finisco con i ciuffetti di panna. Bene, adesso non resta altro che riporre il tiramisù alle nespole dentro il frigo per 3-4 ore, 5 ore o comunque fino al momento dell'assaggio, e io non vedo l'ora che arrivi quel momento. A dopo. E siamo arrivati al momento del taglio. Assaggio. Allora, aspettate un attimo. Se vedete questo video è perché il risultato è eccellente. Un altro pezzettino all'assaggio. Allora, è un tiramisù delicatissimo, quindi se volete provare come ho fatto io, provateci. Ciao e alla prossima!